Greta? Fonza? Ehi, allora sei pronta a fare il tuo ingresso? No, io mi ha già sfugato a stufat! Ma verità che face! Cioè, ma faranno entrare sta crista che starà con l'ex e la ex del suo ex? Ma tutto a posto! Cioè, manco beautiful! Che patentation, Perla ha visto Mirko che flirtava con Greta. Ma Greta ha visto Mirko flirtare con Perla. Ma addirittura convivono tutte e tre nella stessa casa! Ma voi non state buoni! Cioè, assurdo! Assurdo! Pronta a sfidare qualsiasi sorte tenzone? Assolutamente ok. Sì. E preparati perché appena entri Perla ti fa un strascino! Uè, grandacetta! Non vuole mai essere il principe azzurro, guarda come si veste a ogni puntata. O principe azzurro è sta cippa! Manco prendo una sfaccetta e decisione! Io ho visto tanto, quel tanto che ho visto mi basta per capire che tu non sei l'uomo che voglio nella mia vita. Uè, cacacciate, pal, brava! Vederti ballare, voler dormire nel letto con la tua ex, metterti sotto le coperte, questo non è mettere in difficoltà. Sì, infatti, mettila in difficoltà e rimettiti con Perla. Perché se no tu vai a Team Forza, non ha capito. Io sono deluso da lei, deluso, veramente deluso. Io penso di non aver mai mancato di rispetto a te, anzi. Mirko, ma come fai a dire una roba del genere? Cioè, te lo giuro, mi pare che sta andata da Temptation Island, sta facendo la stessa cosa che ha fatta per la Greta. Ma ce la fai! E io, per rispetto di me stessa, faccio 800 passi indietro e per me finisce qua la relazione. Se si mettono un'altra volta insieme, traso pure in da casa e al remoto. Ma qual è la verità? Tu mi hai lasciato per Pearl, perché son piacione, per cosa? Non si è capito. Secondo me devi mettere una pietra sopra su questa cosa. Ma... infatti non ci mette una preta, ma proprio un macigno, un scogno, una montagna. Dispiacere, ma... non penso che crolli il mondo addosso. Sta finendo una frequentazione, cioè, di 3 mesi, 4 mesi. Lei proprio che asfalta tutto! Devo dire, il premio della perfidia io lo darei a Perla. Guarda, se proprio lo vuoi sapere, il premio della perfidia va a te, Alfo! Che stai creando tutto sto poco! Perché non parliamo di una vita, non parliamo di un matrimonio, non ci sono figli di mezzo, quindi comunque... beh, c'era un tatuaggio di sì, mezzo. Sì, sì, sì. E adesso lo cambieranno nei tuoi occhi, saranno il mio grande fratello! Meriterebbe un ultimo tentativo la vostra storia con Greta? Assolutamente no. Poi se gli dà un'altra chance, ovat! Trasladdin de ovat! Ma sfuerte è il tatuaggio nostro. Sì. Chi state che se si fa un tatuaggio per ogni fidanzata che ha diventa Fedez? Pensavo fossi la donna, non una donna. Pensavi? Infatti pensavi e pensalo mo! Hai visto sta mazza? Ha capito? Pensalo mo! Comunque io li scippo troppo! Che già fa? Li scippo! Io parte del pubblico, anche se li odio perché fanno tutti sti muin. E ditevi vi amo, non fa niente che abbiamo sbagliato in passato. Adesso siamo pronti a ricominciare insieme! Cioè io proprio che mi faccio i film mentali perché li amo, che già fa? Perla? Greta? Greta, scusa. Ma Alfonso ce la farà prima o poi ad azzeccare i nomi? Ciao, come stai? Cioè, dopo tutto ciò che avete passato vi siete detti, ciao, come stai? Ma io fa adesso! Mi sarò espressa male. Io ogni volta che apro bocca faccio danni, lo sai? E allora non aprirla, cioè proprio come consiglio, evita! Era evidente, l'hanno visto tutti, l'amore che provate è bellissimo e io non devo essere un limite in questo. Comunque lei è una donna con la D maiuscola proprio, cioè si leva da mezzo per farlo ritornare con la ex. Chapeau! Yes, mandata a fangu! Perché io sto attento... tanto a come mi esprimo, alle parole che uso, a non far male neanche alla persona con cui io interagisco. E non mi pare, facesso Filippo della situazione e ti dice: Mirko, ho 74 video per te dove si vede che stai dicendo una strunzata, però evito. Ma se provi ancora amore verso Perla non puoi provare amore mai, verso di me. Mirko, e cazzo le palle, ammettilo, e che sfaccetto. Ma non c'è bisogno di parlare, gli occhi parlano, come vi guardate si vede che c'è amore. E il tatuaggio diventa: i tuoi occhi parlano più con la tua ex che con me. Perla. Greta. No, vabbè, ma non ce la fa proprio con i nomi, Alfonso. Devo dirti una cosa, Mirko, che Greta da stasera è una nuova concorrente del Grande Fratello. Mandatela a fanculo! Come pensi che... la faccia di Perla mi ha steso proprio della serie... cioè, muovere fan! Schifo! Schifo! Puoi andare in salone, grazie. Va bene. Contentissima di andare. È contenta, esatto. La prendono pure per culo. Io mi colpirei con palle fatte di letame di maiale proprio. Sì, Alfonso, sono qui. Ciao. Ciao. Ma come l'ha salutata? Ciao, Cessa, che vieni qui a rovinarmi anche questa esperienza. Certo che come benvenuto è un po' freddino. Freddina è la tua capa senza capelli, Alfo, ok? No, Alfonso, è una situazione un po'...
Non ci sono parole, ecco. Non ci sono parole. No, troviamole queste parole. Aspetta che te le trovo allora, aspetta che ci penso. Eccole, ma vaffanculo! E penso che una situazione del genere non sia facile per nessuno dei tre. È una situazione merda, in poche parole. Pensa per me. Quindi, pensa per me. E a me non ci pensa nessuno? Ma parla pure questa! Non penso che il problema sia lei, non è mai stato lei il problema nostro. Il problema sei tu, Alfo, in questo momento! Sì, assolutamente. Vabbè, Perla... Perla è Perla. No, nel senso, sa... Che situazione imbarazzante! Infatti, non sembra che c'ha 25 anni. Per me, se io non sapessi l'età sua, direi sembra che tiene 34 anni. A me fa muricca, già fa la d'oro! Sembra molto più adulta, a differenza mia. Vicino a me lei sembra una donna adulta. Vicino a me lei sembra mia nonna. Oh, ma non esageriamo! Oh, manco ti stai zitta! Adoro la perfidia di questa donna. Perla. Mai perfidia quanto te, Alfo, bacino. A me dicono sei bella, a lei dicono sei buona, è diverso. No, comincia a spiegarmi la diversità di questi due complimenti. Io morto ucciso! Lei, a differenza mia, è molto più, come dire... Gonfia, cioè riempita, assiliconata, come la giarice. Greta, ti ci ritrovi nelle parole di Perla? È un suo pensiero, la bellezza è soggettiva e non mi va di esprimere niente in merito, sinceramente. Parlerete con i miei avvocati? Affossati! È come si dice che un uomo fra due dame fa la figura del salame. Oh, erbaro salame, per non dire altro! No, ma infatti non è come si sente. Senti, Greta, e tu quanti anni dai? Non si può avere sta scena tra tutte e tre, vi giuro! E pensate che mo devono pure convivere, no comment! Cosa dice la busta? Sei tu a scegliere chi tra Perla e Greta può restare in casa. Eh no, allora siete proprio stronzi! Si è consolidata nel segno di questo triangolo. Alfossi, tu che ho triangolo di un gap, cioè proprio a pozzo dei capillo tieno. Sei tu a scegliere chi tra Perla e Greta può restare sei in casa. Sei tu a fare questa scelta. Perla tra poco esce e va dal fondo. E fa buono perché poi l'aiuto anch'io. E scelgo che rimanga Perla dentro la casa. Ascia, fa una scelta buona fatta una volta in Davide. E Greta, che cosa risponde a Mirko che ti rispedisce al mittente? Cosa gli devo rispondere? Gli rispondo e ti ecco tu stupato. Lui ha scelto Perla perché è innamorato di Perla e ha fatto bene a prendere questa scelta. Però che grande, davvero, in chat mai fatto. O che lo ammettesse almeno. Non c'è niente di male, cioè riscoprire un amore non è una colpa, bisogna essere sinceri con se stessi, punto. Brava Greta! Greta una di noi, Greta una di noi! Perché non vuoi l'ha fatto, lo sta facendo comunque il grande fratello. Beh, vabbè. Da fuori. La verità. Che gran pezzo di merda! Mirko, visto che l'hai buttata fuori, puoi anche fare a meno di accompagnarla, grazie. Lo faccio comunque. È proprio infame, Alfonso! Ma secondo te potevamo permettere una roba del genere noi? Cioè, scusami. Alfonso, in aperto! E basta! Ti tre poveri ragazzi che andiamo passiamo! Ma vaffanculo!